you mm -hmm. allora mettiamo bene ok uh, nuovo video dei prodotti finiti vi faccio vedere il mega sacchettone dei prodotti finiti di questo uh, di questi mesi di questi tre mesi se non sbaglio marzo aprile maggio ovviamente al, uh, fino a quando sono qui vi faccio vedere giustamente i prodotti um, in tutti, diciamo, prendo un video in tre mesi che ho finito questi prodotti e ve li faccio vedere. Invece quando poi sarò nella nuova casa, giustamente al mese vi faccio vedere i prodotti che finisco, anche se sono pochi, che poi, essere pochi, secondo me non saranno pochi, Uh, secondo me uh, è meglio farlo così perché così almeno non accumulo tutti i prodotti che mi restano e poi dopo mi restano troppo diciamo in giro. Almeno così uh, secondo me è meglio e almeno sapete che questo prodotto l'ho finito nel mese di ad esempio maggio. Per cui prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale. Attivando la campanellina, lasciarmi un commento qui sotto se avete provato questi prodotti che adesso vi farò vedere. Seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto, lì vedete i prodotti che uso e mh, ogni tanto metto anche i prodotti eh, che compro. E eh, un like se vi piace questa tipologia di video, ma credo di sì perché ogni volta che faccio questa tipologia di video vedo abbastanza uh, visualizzazioni per cui vuol dire che piace questo genere e piace a voi, specialmente a chi mi segue. Direi di iniziare perché sono tanti prodotti, per cui iniziamo da questo che è il vicinette glitter, cioè non potete capire, questo qui è ace vicinette profumato di uh, Brezza Marina. Guardatelo bene perché io ve lo straconsiglio. Non so quanto lo costa perché ovviamente l'ha pagato mia mamma, ma questo sarà di sicuro il mio preferito in tutto. Prima di tutto, perché quando lo mettete nel water, nel WC, vi assicuro che si vedono i glitter, cioè è brillantinato ed è figo da vederlo nel water, perché dovete provarlo. Provatelo, l'odore è buonissimo perché vi lascia veramente un buon odore per cui sì l'odore è buonissimo ovviamente eh, no non ve lo posso far vedere però la prossima volta nel vlog ve lo farò vedere ma vi assicuro che secondo me vi innamorate di questo prodotto ma solo per vederlo dentro che avete il VC praticamente glitterato perché cioè wow io non ho mi ama, ha fatto scoprire questo prodotto ma è fantastico, cioè promosso. Per cui ve lo straconsiglio. <ride> cioè, la prima scoperta di quando vedo un glitter che puoi usarlo, è una bomba. Poi ehm, ho, ho finito questo prodotto, anzi, questi due prodotti di Pantene di Chiara Ferragni. Allora, questa è la maschera protezione Keratina. Questo di Pantene. E poi c'è questo che ho preso tutte e due. Eh, lo shampoo rigenera e protegge protezione a caratina, allora vi dico in breve per me, sono promossi. È la prima volta con pantene che mi sono trovata bene tutti gli altri shampoo, gli altri maschere che ho provato di pantene facevano cagare. Ma non perché l'ha fatto Chiara Ferragni, è di Chiara Ferragni, eccetera. Ma vi assicuro, quando ho fatto lo shampoo o la maschera, i capelli erano morbidissimi, c'erano morbidi, non mi pesavano. Era Allora il prezzo sì, è un po' esagerato. Però, cioè, secondo me sono promossi. Anzi, adesso aspettate, che ve lo faccio vedere. Sono tutti e due promossi. Hanno un buon odore perché... Hanno un buon odore, io ve le straconsiglio. Costano tanto, ma ne vale la pena. Io adesso questo pack, dato che è bellissimo, io lo eh, conservo, lo metto nella cameretta nuova e, e userò per qualcosa o lo tengo per bellezza sul mobile perché è troppo bello vedere il pack così. E, um, oppure ci metterò dentro qualcosa e lo userò, lo sfrutterò per qualcosa però se troverò la promozione, perché io l'ho preso in promozione se troverò la promozione ne com la, lo comprerò ancora perché mi sono trovata bene ed è ottimo per cui io ve lo straconsiglio, provatelo e poi fatemi sapere com'è perché io la prima volta che con Pantene mi sono trovata bene perché è vero che i capelli li lascia belli morbidi eccetera per cui ve lo sto consigliando andiamo avanti un po più veloce però allora ho finito questi qua come vi dicevo eh, volevo anche metterli dentro nel, nel video eh, gli, gli assorbenti che uso così almeno vi dico quali sono ottimi. con questi mi sono trovata bene questi qui sono eh, intervallo intervallo lady della Lines ci sono 24 pezzi questi sono piccolissimi praticamente per quando avete la, la perdita ma poca in senso che o lo mettete all'inizio quando dovrebbero arrivarvi eh, diciamo il ciclo oppure alla fine quando vi finiscono io di solito lo uso sia all'inizio che alla fine così quando ce n'ho poca eh, cioè, con questi vi aiuta e secondo me sono anche ottimi perché sono comodi, sia comodi che mm, talmente piccoli che è promosso. Infatti, lo devo riprendere e ve lo straconsiglio. Questo qua è ottimo per, per poche perdite, anche perché è piccolino. Poi vi straconsiglio questi, che ovviamente LineSe è l'unica marca che uso. Questa. Costa più di 10 euro, costa 7-10 euro, non mi ricordo, ma vi assicuro che questa è la mia preferita. Io uso solo questi. Questi qua sono ehm, quelli con le ali. Il riflusso, se non sbaglio, è di 4. Perché quando vedete i pallini qua, vi dice praticamente: adesso non riesco a farvelo vedere. Invece, dietro. Dov'è? L'ho perso. Anzi, ah, sì, dietro vi dice l'assorbimento: quanto assorbe, se lo volete lungo, lo volete corto, piccolo, medio, eccetera. Io ho scelto questo con le ali corto, però è migliore. Vi li straconsiglio: assorbono, sono leggeri, non vi pesantiscono. E l'odore non lo senti perché con questi tieni profumato per cui ve le straconsiglio questi sono i miei preferiti ve lo dico già poi altri vi consiglio anche questi sempre della lines perché è tutto della lines io, io se non ho quelle non, non li uso questi sempre 24 anche questi sono Piccoli, però leggermente un po' più lunghi a confronto di questi. Questi qua sono molto più corti, questi invece sono più lunghi. Questi qua ve li straconsiglio, infatti li vorrei di nuovo acquistare. Ce ne sono 24, è sottile. Io ho preso quello da Ultra Mini con una perdita, cioè una goccia, che è questo qua, che è quello lì giallo. E non c'è niente da dire perché mi sono trovata bene e ve lo straconsiglio perché è ottimo invece questi sì di solito li prendo sempre l'ines uh, però questa è seta ultra qui ce n'erano 11 questi sono buoni quando li metti perché profumano per cui non ti lasciano l'odore pesante tantomeno non si sente io ho preso quello sempre con le ali, però questo qua è notte. E non è male. Anche questi sono promossi. Per cui questi qua, se le volete, vi, vi consiglio. Questi costeranno sui 3 euro. Sono buoni, eh. Per cui io ve li straconsiglio tutti questi eh, assorbenti che vi ho fatto vedere. Poi le mie mitiche salviette della role al paris queste qua mi sono trovata bene costano 3 euro costano tantino ma sono ottime infatti sia per il trucco eccetera io mi sono trovata bene e sinceramente ve le straconsiglio per cui quando trovo gli assorbenti cioè quando trovo gli, eh, gli, le salviette struccanti eh, Compro se sono in promozione, le prendo tutti i pacchetti sinceramente perché 3 euro è leggermente altino come prezzo, però ve lo straconsiglio perché sono è ottimo. Parliamo di questa maschera fria. Myself, questo è il cacao e il ginseng Allora, l'odore non mi faceva impazzire. La maschera non mi faceva impazzire. Io questa l'ho trovata in promozione quando ho comprato le salviette che vi avevo fatto vedere. Se non sbaglio, sono due. Vediamo se c'è. No. L'altro non l'avevo provata, oppure ve l'ho so fatto vedere, non mi ricordo. Credo che l'ho lasciata nell'altro boh, non mi ricordo. Comunque ne ho trovate due di questi Uh, secondo me, come marca non mi trovo bene e tantomeno, neanche le maschere. Ho provato questa maschera qua, ma no, non mi convince sinceramente, bocciato per cui io non ve la consiglio se volete provarla voi, provatela! Ma non ve la consiglio io mi sono trovata male. Poi bocciato questo qui, che era il continuo dell'altro però questo era un, questo è un detergente per capelli corpo, sa di eh, mimosa, l'odore così così, però mi, mi lasciava i nodi, per cui non va bene questo qua per me, ovviamente questo l'ho preso quando lavoravo in, in palestra, alla fine per fortuna. Non c'è in giro dalle mie parti. Vi faccio vedere anche questo prodotto. Questo del del Bennett disinfettante sgrassatore multifunzionale. È eh, profumato e eh, non, è, non è male. L'odore si, sì. non è male come prodotto. Eh, potrei ricomprarlo. Adesso non so perché l'ha comprato mia mamma, non so quanto costa, però è buono. Per cui questo ve lo straconsiglio. Direi che anche come igienizza, eccetera, secondo me va bene, aiuta. Diciamo, io l'ho usato per il bagno, secondo me era buono come prodotto. Poi, questo qua, prima o poi finirà, giuro. Ne ho un altro. E giuro, quando finirà questo, basta. Vi, sicuro, cioè, vi giuro che eh, non, non, non lo comprerò più. Mm, uno perché i, dopo un po' mi stufa. È bello da vedere perché ci sono i cuoricini trasparenti. Qua ci sono i cuoricini trasparenti, eccetera. Eh, questo qua è il dentes, denter, dentifricio colgate. Eh, ciao! Eh, che lo trovate specialmente per San Valentino. Per la festa degli, degli innamorati Oh ma ce la farò A parlare e, Sì Va bene ma Dopo un po' pesa Io ho comprato 50.000 scatole L'unica cosa che ci vuole un po' per Pulire bene i denti Per cui non mi convince tanto E questa è l'ultima volta ne ho L'ultimo basta Ogni tanto ci sta Ma non sempre poi questo qua invece è bocciato perché su di me non ha fatto niente. Questo è praticamente eh, uno shampoo che ripara il biondo, qualcosa del genere. Della Sephora che mi hanno regalato come campioncino. Eh, della Maroccano Il, una marca. Boh. Comunque io l'ho provato sui miei capelli ma... A parte che io sono castana e non sono bionda, comunque è bocciato. Non mi piace, ovviamente l'ho preso come campioncino, ma. cioè, me l'hanno dato come campioncino, ma ovviamente non lo compro perché non mi è piaciuto. L'ho messo due volte. L'unica cosa che mi è piaciuta è stato il colore, cioè il colore quando. adesso non so se si vede, ma qua era blu e sinceramente mh, mi piaceva solo quando tu lo mettevi che risultava blu infatti poi quando me lo sono messo che ero tutta blu nel corpo il mio ragazzo è entrato e fa ma che cavolo hai fatto e io gli faccio lo shampoo e il blu il shampoo blu <ride> alla fine mi ha guardato male e fa ma vabbè questo è il risultato comunque ultimi tre prodotti e poi abbiamo finito vi faccio vedere Ovviamente il mio mitico eh, correttore cancelletà della Maybelline, questo qua ormai è diventato il mio preferito. Io porto lo 03. Cioè porto in senso uso lo 03. È facile da applicare mh, e eh, con una piccola goccia è perfetto. Per cui questo è diventato il mio preferito e per il momento resterà il mio correttore preferito. Comprerò solo quello. L'unica pecca che sì, costa 10 euro. Costa un po' tantino, ma se, usa, se, se dura così tanto ne vale la pena. Poi vi faccio vedere questo della Sephora. Dopo un po' gli ombretti, ovviamente. cioè Dipende, Certi, certe palette. Sì, gli ombretti si vedono ancora e sono perfetti. Invece questo qua, come vedete, non l'ho finito, ma mi sono stufata perché quando lo mettevo nell'occhio tutte le volte non colorava, per cui, cioè, per farvi vedere ormai se è un po' seccato. C'è il colore perché adesso, cioè, sulla mano non si vede, sull'occhio non si vede, ma se voi lo, eh, passate, ahia, lo passate col dito il colore lo vedete. Solo che è da un bel po' di anni che ce l'ho, questo me l'aveva regalato la mia ex eh, amica dell'elementare dell o medio, non mi ricordo, per cui calcolate che da tanto che ce l'ho e dopo un po', secondo me, ciao, è andato e mi sono stufato, ho detto no, basta, lo butto. Mi dispiace perché io non sono una che spreca prodotti così, in senso che eh, li uso lo stesso anche se non vanno bene, in poche parole. Poi dipende, dipende ovviamente dalla razione. Poi l'ultimo prodotto è questo qui che è il body yogurt alla pesca del Nakomi. L'odore è buonissimo perché sa di pesca. Però io adesso vi faccio vedere che non l'ho finito perché dopo un po' anche questo si è scaduto. E sinceramente, cioè, vedete, è quasi a metà. Per cui. Calcolate che ormai non l'ho finito, cioè, sì, quasi, però appena l'ho messo sul corpo l'altra volta ho detto no, non va bene, mi, mi grattava, mi, cioè, non andava bene più a andare avanti così e poi parte che non finiva più, non mi ricordo neanche quanto l'ho comprato. Eh, però, direi che eh, questo è bocciato, non mi piace. All'inizio mi piaceva l'odore, eccetera. Poi basta, sono stufa, so, mi sono stufata. Per cui è bocciato. Non, non lo comprerei più e non lo voglio più prendere. Questo qua io non ve lo consiglio. E sì, finito i prodotti. Meno male perché questo video è durato anche fin troppo. Io non ho capito perché il telefono mi fa un labbrone della Madonna come se ho. Labbra, quelle, come le labbra come le ragazze, le donne che vanno in giro con i canotti rifatti, in poche parole. Non so perché. Secondo me è il rossetto. Perché avendo registrato due video cambiando il rossetto diverso, secondo me poi le labbra diventano canotto. Eh, A me sembra così. Boh, non lo so. <ride> Comunque vabbè. A parte questo, il video è durato anche fin troppo. Spero che questi prodotti... Mi siano piaciuti sper Cioè spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti Ovviamente questi qua non li butto Per cui devo stare attenta a non buttarli Dato che li voglio Tenere Tranne le altre cose E niente eh, Mi raccomando Commentino qua sotto se avete provato queste cose Come vi siete trovati E Boh se avete qualche prodotto da consigliarmi scrivetemelo qui sotto oppure se non avete il coraggio di uh, commentare sotto nei video vi ricordo che c'è il mio instagram in privato potete scrivermi quello che volete o tramite mail che lascerò sempre qui sotto nei video per cui mh, dato che so che certe persone si vergognano e non vogliono scrivere sotto nei commenti nei, nei video allora giustamente mi scrivono in privato e per cui vi avviso, se volete scrivermi qualcosa anche in, su Instagram in privato, io ci sono, rispondo sempre a tutti. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto e vi aspetto sul mio canale per chi ancora non è iscritto. Per cui, niente, ciao e al prossimo video.